C'è un nostro consigliere di circoscrizione, Emanuele Caddeo, che ha chiesto di parlare. Emanuele, se riesci a essere sinteticissimo per gli stessi motivi che diceva ora l'assessore, dai. E poi chiederei a chi vuole intervenire di scriverlo sulla chat in modo che sappiamo gestire un po' i tempi. Grazie. Emanuele? Grazie Mariangela, io sarò sintetico e sarò telegrafico come mio solito, quindi mi scuso. Io parto da quello che diceva giustamente Leonora, quando parlava anche delle circoscrizioni. Io sono consigliere di circoscrizione, come hai detto tu, e sono della circoscrizione 6. Noi come circoscrizioni, e come in altre circoscrizioni, abbiamo presentato un ordine del giorno in cui si invitava il sindaco, l'assessore comunale, ovviamente, e di interloquire con l'assessore di materia della regione Piemonte, quindi abbiamo fatto questo passaggio. Bene, nel nostro consiglio questo ordine del giorno hanno votato contro, a priori, senza nemmeno intervenire. Quindi quando l'assessore mi diceva buona parte, non lo so quali sono la buona parte dei presidenti che si sono detti disponibili, però nella nostra circoscrizione ciò non è avvenuto. Tenete conto di una cosa, che io ho presentato come lista PC Sinistra in Comune quest'ordine del giorno, ma l'ho fatto firmare a tutta la minoranza o a buona parte della minoranza, e ho incaricato di interloquire, e stasera ci sta sentendo, un infermiere, ecco, forse è una figura che non c'è, un infermiere, perché ho detto tu sei un tecnico, io non sono un tecnico, preferisco che sia tu a fare questo genere di discorso, perché è giusto che sia così, io faccio l'amministratore e faccio il politico di questo genere di cose. Concordo con quello che hanno detto chi mi ha preceduto, però chiedo a questo punto, lo so che è un carico in aggiunta, chiedo all'assessore di farsi lui partecipe di questo genere di operazioni, di essere lui come città di Torino a dare questo input alle circoscrizioni, perché il problema di fondo è questo. Si tratta di coinvolgere i cittadini su questo genere di operazione, voglio dire. Poi ci sono alcune realtà che funzionano. Il dottor Manelli parlava del neurologo, io ho avuto il piacere, ho la sfortuna, nel 2020, quindi in pieno, di farmi venire un piccolo attacco di ischemia, per cui sono stato ricoverato. Ho avuto la bontà di avere piccolo, però ho avuto tre neurologi che mi hanno visitato, quindi da questo punto di vista hanno abbondato nel curarmi, nel prendersi cura. Però il ragionamento di fondo è questo: o coinvolgiamo la cittadinanza, o si fa un discorso di fondo da un punto di vista cittadino sul territorio, o se no a queste occasioni si perde. Quello che hanno detto i dottori che mi hanno preceduto, i medici che mi hanno preceduto, io lo condivido pienamente, voglio dire, perché ci sono alcune realtà che vanno affrontate e che vanno prese in un certo modo. Gli ospedali sul territorio hanno questo problema. Io sentivo anche l'Artesio, e purtroppo io non sto passando questa fase. Il sistema, per esempio, oncologico del Sant'Anna è una meraviglia. Io ho trovato delle professionalità meravigliose da questo punto di vista, ma questa è un'osi così. Nel resto, chiedo scusa ai medici che magari si sentono coinvolti, in alcune zone c'è proprio il deserto, voglio dire, anche da questo punto di vista. Però credo e vi chiedo, in modo particolare lo chiedo all'assessore, perché abbia pazienza, non voglio caricarla di un altro peso in più, ma sia lei a farsi promotore di un'iniziativa a livello territoriale sulle circoscrizioni per coinvolgere la cittadinanza su questo genere di problemi. Poi i problemi ci sono, forse lei è andato anche all'inaugurazione di un centro che è stato fatto qui alla Barca, così in cui la destra raccontava che non c'erano i mezzi pubblici quando ce ne sono due che passano davanti. Però ripeto e termino il mio intervento perché non voglio rubare tempo a nessuno, sia lui a farsi promotore di questo genere di iniziativa, perché noi come amministratori locali dove possiamo ci proviamo, ma le risposte che troviamo sono queste: si vota contro a prescindere, senza nemmeno dire no, non va bene, o non ci piace questo, o non ci piace quest'altro. In altre circoscrizioni, come nel nostro caso, governate sempre dal centro-destra, lo hanno votato. La spiegazione che mi ha dato il mio presidente, pensavano che fosse un'interpellante. Noi abbiamo fatto un ordine del giorno. Infatti anche questo, hanno dato degli incompetenti ai loro. Termino, Mariangela, e lascio parlare altri. Grazie. Grazie Emanuele. Credo che il suggerimento all'assessore possa essere condiviso e interverremo eventualmente successivamente. Darei la parola a Jacopo Calzi che rappresenta questa sera qui il movimento Riapriamo il Maria Adelaide che da 2 anni e mezzo tiene vivo questo problema in città a cui ha accennato anche l'assessore. Jacopo, se Sì. vuoi collegarti, vai. Sì, non so Grazie. se mi sentite. Vai. Perfetto. Vai.
Se mi sentite, ottimo. Sì. Buonasera a tutti e tutti. Scusate la canottiera, ma come si diceva, le circostanze ambientali influiscono anche sulla mia salute. Ho una casa in cui fa caldissimo. E quindi mi perdonerete per la bise poco elegante. No, io molto brevemente, ho molto apprezzato tutti gli interventi. Devo dire, sembra quasi di assistere ad una ricomposizione della sinistra questa sera. Soprattutto ascoltando le parole dell'assessore con il quale abbiamo anche avuto un confronto mesi fa ormai sulla sorte del Maria Adelaide. È stato tirato in ballo tante volte. Io non avevo particolare intenzione di intervenire, anche perché mi sembrava un discorso sì importante, ma non volevo incaponirmi, diciamo, sulla singola vertenza. Però la popolazione del quartiere in cui si trova il Maria Adelaide aveva affrontato negli stessi termini in cui sia il dottor Agnoletto che la dottoressa Rubatto, che tutti gli altri interventi hanno evidenziato mesi prima, appunto, dell'arrivo in comune dell'assessore Rosatelli. E questo è secondo me emblematico, nel senso che la popolazione ha avuto la capacità di fare un salto in avanti dal punto di vista politico rispetto agli stessi rappresentanti istituzionali. Lasciamo perdere l'assessore Icardi, perché avendoci avuto poco, fortunatamente, sfortunatamente, non lo so ancora, a che fare, devo dire, mi sono abbastanza calate le braccia rispetto proprio alla pochezza politica. Ma in generale, questo movimento ha dimostrato una capacità di analisi, una lucidità che sentire questa sera rappresentanti istituzionali dire bisogna unirsi dietro questi discorsi che abbiamo fatto, sì, ma in verità il quartiere l'ha già fatto. Cioè, il punto è proprio questo. Non è più, secondo me, la rappresentanza istituzionale che deve chiamare la popolazione ha già fatto una chiamata, più chiamate sul Maria Adelaide alle rappresentanze politiche istituzionali. E noi da quelle rappresentanze politiche abbiamo ottenuto tendenzialmente molto, molto poco. E devo dire, sono molto preoccupato, anche vista la scadenza del 31 di maggio e viste anche le ultime dichiarazioni, proprio che non c'entrano molto con il Maria Adelaide, ma lasciano intendere qualcosa sul Maria Adelaide. Penso all'intervento del presidente del CDA dell'Edisu, che ha di fatto chiuso a qualsiasi possibilità di riutilizzo del Maria Adelaide, addirittura come studentato post-universiadi con tanto di poliambulatorio. Insomma, la situazione è in questo momento, dopo 2 anni di attivazione, dopo 2 anni di veramente preghiere, anche rabbiose, alle istituzioni di questa città, agli stessi sindacati addirittura, di cui solo alcuni hanno risposto e non potremo mai ringraziarli abbastanza, e delle associazioni professionali. Adesso arriviamo nei pressi della scadenza per la presentazione dei progetti del PNRR, in cui il Maria Adelaide ancora non c'è e non abbiamo ancora capito esattamente come il Comune e la Regione intendono risolvere questo problema. Se si intende aspettare dopo l'approvazione del PNRR, non è che si è saliti su un treno in corsa, si rincorre un treno che si è molto allontanato. Quindi niente, tutto qua era solo per esprimere un po' di frustrazione, dovuto anche appunto al caldo e alla tarda ora. Vi ringrazio, mi taccio e soprattutto vi privo della visione della mia canottiera. Saluti. Beh, la canottiera te la perdoniamo perché sei tu e sono io a perdonarti. Spero che gli altri condividano per il resto. Qualcun altro vorrebbe dire qualcosa oppure facciamo il secondo giro e chiudiamo perché sono già le 23. Volevamo chiudere verso le 23, ma forse 10 minuti, un quarto d'ora di considerazioni. Ecco, l'associazione APIC, che vuoi presentarti? APIC è l'associazione. Microfono. Un attimo che sì, gli attivo l'audio. Ecco, puoi Ecco, cominciare. bene, bene, sono riuscito ad attivarlo. Quindi buonasera a tutti, ringrazio per questa occasione con Mariangela e con altre persone che vedo che stanno partecipando.
partecipando mi conoscono. Mi conoscono in genere come persona, cittadino, che partecipo abbastanza a tante iniziative. Ma io volevo dire che sono anche presidente di un'associazione di volontariato da moltissimi anni. Associazione di volontariato che si occupa, associa persone con disabilità uditiva. Nel particolare sono persone che utilizzano l'impianto cocleare che serve proprio a far sentire, a risentire le persone che hanno una sordità profonda. Ma qui non voglio fare la propaganda alle mie associazioni, volevo soltanto dire che intervengo anche in qualità di persona con disabilità, non nell'associazione in sé. Ecco, io mi ricollego all'intervento precedente, parlava di frustrazione rispetto al Maria Adelaide, e io sono d'accordo con la persona che parlava prima, non mi ricordo il nome, mi scuserà. Ecco, perché appunto è stata una battaglia, continua a essere una battaglia di civiltà, di partecipazione del quartiere, ma anche per non sprecare, le edilizie, cose che abbiamo nel territorio. Se poi deve diventare uno strumentato con qualche ambulatorio, è proprio un fallimento totale. Un fallimento totale anche delle istituzioni. Ma bene, io volevo dirlo questo, non posso, perché c'è stato un gioco a ribasso, un gioco molto pericoloso che abbiamo sempre conosciuto politicamente, ma pensavamo che qualcosa potesse cambiare nel momento in cui è cambiata anche l'amministrazione comunale, insomma, l'interessamento interlocutorio, giovani di centri sociali che ci lavorano, persone che continuano a credere nella possibilità di avere una sanità di prossimità territoriale che cambi, e poi vabbè, le cose invece sono diverse. Però diciamo che adesso dobbiamo affrontare, cioè non è tutto perso, mi dicono, ma comunque dobbiamo affrontare la realtà. Allora la realtà, mi chiedo, rispetto alle persone con disabilità, rispetto alle persone croniche, che hanno malattie croniche, degli anziani, eccetera, eccetera. Non stiamo parlando molto di questa situazione. Parliamo di salute, parliamo di case appunto di salute, eccetera, eccetera. Ma quando ne parliamo in modo che tutte le persone, diciamo, possono accedere tranquillamente ai servizi. Bene, ricordiamoci che in molti quartieri, come dire, l'età è molto alta, ci sono persone anziane. Ci sono persone che hanno famiglie con problemi di disabilità, figli, parenti, genitori. Bene, l'accessibilità a questi servizi per le persone con disabilità, certo, bisogna distinguere che tipo di disabilità. Certamente una persona che ha problemi intellettivi è diversa magari da chi ha problemi solo motori o problemi sensoriali o altri problemi, molti, insomma ci sono persone che non hanno soltanto una disabilità ma ne hanno tante diverse. Ecco, vogliamo discutere di questa cosa, cioè come affrontare questo problema a livello appunto di territorialità, dei quartieri, eccetera, eccetera, o dobbiamo soltanto pensare a posti separati, a posti specializzati? Sarebbe una catastrofe tremenda questa roba qui, mi sembra. No, quando si dice voglio offrire un servizio che sia alla portata di tutti, ma poi vai nel servizio e non c'è nessuno che ti capisce, non ci sono come dire professionalità che sappiano approcciarsi alle diverse disabilità che si trovano davanti alle persone, e allora diventa veramente un casino. Faccio un esempio, scusate se io alzo il volume della mia voce perché non riesco a regolarmi. Ecco, faccio un esempio, vado in un posto in cui
non vedono che porto l'apparecchio, quindi non, perché fra l'altro non è visibile la sordità, no? E cominci a parlare, magari io dico per favore si abbassi la mascherina, no, perché? Gli dico guardate, sì, alla fine magari se la abbassa, però continua a stare lì con la testa chinata a leggere, a scrivere. Guarda che io devo guardarla per favore, mi baso anche sulla labiale quello che lei dice, e questo cosa fa? Comincia a gridare, ma non le ho detto sì che ho un problema di udito, ma non c'è bisogno che gridi, ecco, un esempio. Oppure tutti pensano ma lei parla, ma non è detto che è sordo, allora deve segnare, ecco, tutti questi problemi, insomma. Ho fatto un esempio banalissimo. È vero che moltissime persone, non voglio generalizzare, ormai hanno un approccio diverso, però capitano queste robe. E allora cosa ci vuole? Formazione, educare, nel senso di portare a tutti, farla conoscere le varie problematiche quando si presentano persone con problemi. È importantissimo questa roba qua, secondo me, la formazione. A proposito di formazione... No, non continuare conoscete... troppo. Sì, perché... sì. Finisco breve, Mariangela. Volevo soltanto informarvi che c'è un decreto ministeriale dell'università che prevede la scomparsa della scuola di specializzazione di audiologia. Scomparsa, verrà accorpato all'otorino laringoiatra. Pensate cosa significa, per l'audiologo è una figura importantissima, come l'autoprotesista, come la logopedista. Ebbene, scomparirà questa scuola dopo 50 anni che esiste l'audiologia. L'otorino non sa tanto di audiologia, non capisce i problemi. Lui sei bravissimo magari a fare l'intervento, a togliere la tonsilla, bla bla bla. Quindi ci sarà, ed è nel decreto appunto del ministeriale 71 questa roba. Sì, va bene. Buon allora, lavoro, ragazzi. Senti, ti ringrazio per l'intervento. Se c'è qualcuno che ti capisce meglio di chiunque altro, quello sono io, che soffro degli stessi problemi vostri e che solo grazie agli apparecchi riesce ancora a comunicare col resto del mondo. Quindi sensibilità assoluta rispetto a questo. Vogliamo chiudere con alcune considerazioni che i nostri invitati possono fare. Io poi farei una proposta, anzi la faccio subito e dite cosa ne pensate. Non si parla abbastanza a Torino di queste cose, anzi se ne parla troppo poco. Questa iniziativa nostra che ha raccolto 40-50 persone motivate, interessate a questo, ho visto anche rappresentanti sindacali chiamati in causa, più voci anche questa sera, però... chi va tra la gente? Noi come ATTAC stiamo raccogliendo le firme, per esempio in questo periodo, sempre su questioni sanitarie. Nei mercati, noi raccogliamo 120-130 firme ogni volta che stiamo in 2 ore al mercato e la gente ti parla di queste cose. Te ne parla e si lamenta e poi senti lo sconforto, perché ti dice nessuno se ne occupa. E chi siete voi? Che partito? No, non è il partito. Ah, ecco perché i partiti, eccetera. La proposta che mi sentirei di fare, sia il comune a organizzare alcuni confronti pubblici su questi temi. Guardate che finora, oltre al gruppo Abele sulla presentazione del libro che è stata ricordata, e oltre alla NAO l'anno scorso e adesso credo l'11 mi pare di giugno farà un convegno sulla sanità alla NAO torinese, a parte le tre iniziative di ATTAC non c'è stato un momento di confronto pubblico per quanto modesto come quello di questa sera.
Ma sia l'amministrazione comunale a questo punto a prendere in mano un'iniziativa, a porre sul tappeto i problemi della sanità torinese, che se hanno la dimensione enorme di cui abbiamo parlato questa sera, non possono essere relegati alle sole trattative, con tutto il rispetto e considerazione delle capacità dell'assessore, di contrattare con quei volponi che la guardano da un'altra parte. Se hai bisogno di un minimo di appoggio, è dal popolo che ti viene, assessore. Non ti può venire da chi ha gli interessi contrari ai nostri, che stasera abbiamo cercato di evidenziare. E se c'è un modo per organizzare queste cose in cui possiamo dare una mano, siamo molto, però devono essere presi seriamente in considerazione, e bisogna che sia l'amministrazione pubblica che ci rappresenta, perché noi non ci sentiamo abbastanza rappresentati in questo momento, con tutto il rispetto per il vostro lavoro e le difficoltà che avete. La proposta quindi che faccio è che sia l'amministrazione comunale a promuovere delle iniziative sulla sanità pubblica, che cosa sta succedendo e quali sono le prospettive, ma è una proposta che metto in discussione e direi ricominciamo, non so se il dottor Romanelli, la dottoressa Rubato vogliono dire qualcosa per chiudere magari con Artesio e Agnoletto. Se volete dire qualcosa, ma non siete obbligati, potete anche dire che siete d'accordo. Grazie. Dottor Romanelli, vuol dire qualcosa? No? No, io sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei. Noi abbiamo fatto la festa della salute l'anno scorso d'estate. Abbiamo fatto, abbiamo cercato disperatamente di riportare l'attenzione su un bene che dovrebbe vedere in piazza la gente per... Infatti. Difendere una delle cose più preziose che abbiamo. A volte ci prende un po' lo sconforto, ma poi ripartiamo con entusiasmo. Ma sembra che non venga capito cosa è di prezioso la tutela della salute e che gioiellino avevamo in Italia che stiamo perdendo. Grazie, dottore. Elena Rubato, sei d'accordo? No, non osare dire che non sei d'accordo. Elena, magari... e quindi se vuoi aggiungere qualche considerazione tua, poi passiamo ad Artesio e al dottor Agnoletto. Sì, ma io credo che appunto nella riorganizzazione di un servizio sanitario pubblico il ruolo dell'amministrazione sia essenziale, non tanto, come diceva Jacopo, perché deve animare il dibattito, perché il dibattito è già molto animato sia da parte appunto della popolazione, in particolare del quartiere del Maria dell'Ai, della circoscrizione, ma anche appunto dalle associazioni di categoria, da parte dei sindacati, dei rappresentanti dell'ordine, eccetera, quanto per coordinare quello che sta accadendo. Cioè, quindi io credo che, ecco, che la responsabilizzazione della politica sia fondamentale, e ripongo in lui tutta la mia fiducia anche, no? Nel senso che poi alla fine noi non possiamo che appunto puntualizzare delle cose, fare delle proposte, portare delle rivendicazioni, ma poi gli unici che possono accogliere queste cose e trasformarle in un cambiamento vero sono loro. Grazie Elena. Grazie a voi, scusatemi per... No, figurati. Comunque contiamo su di voi per future iniziative in questo campo che possiamo anche costruire insieme e magari anche per sollecitare ulteriormente il nostro assessore. Quindi Eleonora, Artesio, qualche idea? Grazie. Tre battute sostanzialmente. La prima, di pochi secondi, per condividere col dottor Romanelli tutta la comprensione e la condivisione rispetto
alla sua valutazione dell'importanza dell'assistenza domiciliare, ma anche della fragilità dell'assistenza domiciliare nel momento in cui è affidato alla relazione all'interno della famiglia e non è supportata sufficientemente e continuativamente da un intervento di tipo pubblico. Io, per chi mi conosce, sa che lo posso testimoniare a 50 giorni di distanza e credo che al di là dell'aspetto che è stato qui ricordato da lui e che vale per me, ci sia tutto il tema della domiciliarità molto presente come un mantra all'interno del DM 71, del decreto ministeriale 71, accanto alla poesia del rimanere nei propri affetti, che è stata l'unica cosa che io nel mio caso ho potuto garantire, ci sia la necessità del supporto necessario, altrimenti è una delega intrafamiliare, che è anche ingiusto, oltre che impossibile delegare. E questo vale per le condizioni terminali di cui abbiamo detto e vale per l'assistenza alle persone non autosufficienti, cioè a tutti i progetti in lungo assistenza, di cui si parlerà fortunatamente e per volontà e per competenza e per merito delle associazioni di tutela, dalle organizzazioni sindacali a quelle di rappresentanza dei diritti, in questi giorni a Torino. La seconda cosa che vorrei dire riguarda l'aspettativa che si ripone all'interno del decreto ministeriale 71 delle possibilità di fondare l'assistenza territoriale e le cure primarie sulle competenze e sui modelli organizzativi dei medici di medicina generale, di cui ciascuno di noi ha giudizi e esperienze differenti, su cui le istituzioni sanno e hanno conosciuto le complessità delle relazioni anche in sede sindacale e inevitabilmente però su cui ciascuno di noi ha sperimentato essere il primo elemento di relazione o, se si vuole, il primo corridoio d'ingresso rispetto al servizio sanitario. La vita, la stessa vita che mi ha provato così tanto, mi ha insegnato la pazienza. E la pazienza vuole dire che io credo che ci sarà un grande cambiamento quando le generazioni e le leve, come quelle della dottoressa che ci ha preceduto, potranno essere la maggioranza di composizione di questo mondo professionale, magari anche mutandone i canali di formazione professionale, quando magari anche la formazione professionale esercitata all'interno dell'università saprà tenere conto del ruolo e dell'esperienza della medicina non universitaria. Credo però che nel frattempo noi ci dobbiamo misurare con i dati di realtà, credendo che questa realtà sia modificabile, altrimenti rinunciamo in partenza e aspetteremo i tempi di un cambiamento. Ci sono esperienze, una l'ho citata, è quella della gestione integrata del paziente diabetico, altre sono le medicine di gruppo molto avanzate, altre sono le case della salute dove non si tratta soltanto di aver offerto una sede unica non a carico degli oneri del medico di famiglia ma a carico della collettività ai medici di medicina generale, e in quelle sedi dove si sono sviluppati elementi veri di continuità assistenziale, ne ho presenti alcuni, li abbiamo visitati anche recentemente, sono elementi veri. Quando abbiamo medici vaccinatori che nei propri studi di famiglia, singoli e associati, hanno gestito tutta la popolazione dei loro mutuati, questo ha un suo significato. E la cosa che io vorrei segnalare è questa, che io ho chiarissimo il rischio che i poliambulatori, se saranno i poliambulatori il futuro delle case di comunità, cioè se succederà quell'operazione di maquillage solo edilizia che temevo e che paventavo, potrebbero serenamente essere privatizzati. Un antidoto alla loro privatizzazione è quello della presenza dei medici di medicina generale, perché loro non fanno intramegna, loro non passeranno un'attività privata perché sono convenzionati con il sistema sanitario sulla base del rapporto di fiducia della popolazione che li segue,
o se ci passeranno, magari lo passeranno in età di quiescenza, ma non durante l'attività di servizio. E quindi quella modalità così anomala e alcune volte così fastidiosa per la nostra comprensione, perché questo livello di autonomia evidentemente sconcerta in un sistema che vorremmo sapere governato, e vorremmo sapere governato dal sistema pubblico, e vorremmo sapere governato nel pubblico da coloro che abbiamo eletto come nostri rappresentanti e che quindi dovrebbero fare i nostri interessi. Direi che quasi paradossalmente in una situazione di rischio quel tipo di rapporto così anomalo ci tutela da una transizione tout court verso il privato. La terza questione che volevo dire è questa. Ci vuole tanta partecipazione, lo abbiamo detto tutti, ci vuole tanta partecipazione per ricostruire un sistema di prevenzione dove il tema della tutela della salute sia avvertito come un bene comune, dove il tema della salute sia considerato un impegno di responsabilità di tutte le organizzazioni di rappresentanza dei diritti. Abbiamo detto tutto questo e in tutto questo io purtroppo devo misurare delle fatiche, delle difficoltà, magari delle situazioni che non erano, come dire, modificabili in partenza. Una di queste la voglio dire per la città di Torino, perché accanto alla candidatura che la Regione Piemonte ha fatto degli siti, delle case di comunità, le cui critiche abbiamo già discusso, esiste una interpretazione dei contenuti e di percorsi di progetti di sperimentazioni che la Regione Piemonte ha recentemente deliberato nel mese di aprile. Ha deliberato di individuare tra le altre buone pratiche che ha citato come un elenco, ci sono tante buone pratiche. In questa regione credo ce ne siano tanti in tutto il paese. Il problema è che le buone pratiche non diventano metodo, e questa è dei limiti della traduzione, della volontà di sperimentazione rispetto alla normalizzazione delle sperimentazioni. No? Le sperimentazioni sono buone, soddisfano, accontentano, illudono, ma dovrebbero diventare poi una struttura del sistema se si rivelano come positive. Invece no. Qualche volta continuano come sperimentali per 50 anni, qualche altra volta per 5 vengono soppresse perché non c'è più il finanziamento, non c'è più chi l'ha pensato, non c'è più il teorico di turno. Allora, detto questo, nella proposta di lungo elenco di sperimentazioni che la Regione Piemonte ha fatto, di buone pratiche, alcune delle quali per me sono molto condivisibili e sarebbero dovute diventare ordinarie, c'è anche l'ipotesi di individuare in ogni ASL un distretto che diventi la sede del centro servizi distrettuale nell'ambito di una casa della salute, ambulatorio della salute o altra struttura già operante nell'ambito della rete distrettuale, dove deve accadere tutta la meraviglia che tutti ci aspettiamo. Cioè, devono esserci i servizi sanitari territoriali, quindi la medicina generale presente come SPOC o collegata come presente come hub o collegata come SPOC, perché tra l'altro l'organizzazione della medicina generale in futuro nelle case di comunità sarà organizzata con presenze dei medici di medicina generale nel centro hub della casa di comunità e con diffusione degli studi professionali come centri SPOC, ma collegati in rete con la casa di comunità. Dovranno esserci gli ambulatori specialistici, dovranno esserci i servizi sanitari, le unità di valutazione geriatrica e quelle multidimensionali, i servizi per attivare le cure domiciliari, e i servizi socioassistenziali e gli spazi destinati al privato sociale e alle organizzazioni di rappresentanza al fine di concorrere nella definizione degli obiettivi di salute che si intendono perseguire. Ora, per la città di Torino mi risulta che questo distretto sperimentale sia stato individuato. Ora, il problema è che magari Eleonora Tesi è stata molto distratta e aveva tante buone ragioni negli ultimi 50 giorni per essere. Ma com'è che io vengo a sapere che la città di Torino ha individuato un distretto? Mi domando perché quel distretto,
considerando che ad esempio la distribuzione delle diseguaglianze di salute ci fa dire quali siano i territori più bisognosi di interventi e di prevenzione e di presa in carico, e ad esempio stanno a Torino Nord. Ma dato che il tema è sperimentare e dato che il tema è augurarsi che la sperimentazione produca modelli trasferibili e quindi generalizzabili, ci può anche stare che la prima esperienza sia in un contesto dove non è tutto hard, dove non è tutto drammatico, dove non è tutto borderline, dove non è tutto acuto, e quindi si provi a sperimentare più volentieri in una situazione dove si possa misurare con più serenità. Io sono disposta a condividere. Quello che mi piacerebbe capire è se questa individuazione, che sembra essere stata fatta di concerto tra l'azienda sanitaria Città di Torino e la Città di Torino, quanto questa sperimentazione sia diffusa come elemento di conoscenza e di impegno per chi vuole prendere su di sé un principio di cittadinanza attiva e impegnarsi per il futuro in quella direzione, perché magari fa parte di un'organizzazione di volontariato, magari è un delegato di fabbrica, magari è un'organizzazione di sindacato dei pensionati, e per chi professionalmente sarà chiamato a misurarsi, ad esempio i nostri servizi sociali territoriali del Comune di Torino. Allora, se questo deve essere, per essere vincente, un percorso di partecipazione, si deve partire con la partecipazione, cioè almeno si dovrebbe sapere. Ecco, è una, magari l'assessore mi dirà che ha fatto 56 riunioni col consiglio di circoscrizione e io mi sentirò soddisfatta del fatto di essere stata così ignorante da non conoscere. Però temo che non sia così. E allora anche l'individuazione dei percorsi di sperimentazione deve essere un momento di condivisione, altrimenti non costruiamo quell'adesione a quei principi e quella fatica di partecipare di cui abbiamo detto esserci assolutamente la necessità per riconfermare i principi del nostro sistema sanitario. Grazie. Straordinaria, Artesio, come al solito. Non so se Vittorio Agnoletto se la sente, ma deve decidere per noi le ultime cose. Grazie. Devo decidere assolutamente nulla. Vi devo ringraziare per l'interessante serata, perché ho imparato delle cose e mi sono tirato su di morale, perché sarà che è il primo incontro che fate, però mi pare che una serie di realtà e di iniziative sul territorio ci sono. Siccome ho parlato tanto e troppo all'inizio, sarò più breve, ecco, molto più breve. Tre punti vorrei semplicemente toccare. Il primo, i distretti sanitari sono fondamentali. Paragonando il tutto a una squadra di calcio, il distretto sanitario, e sono obbligato, io c'ho un bambino di 11 anni e ho dovuto ricominciare a occuparmi di calcio per stargli dietro. E non ti fa quello che ti fate voi, quindi ve lo dico subito. Però abbiamo una famiglia dialettica e quando c'è Inter Milan si litiga moltissimo e io ho perso l'ultima volta, quindi allora no, ma dovendo stargli dietro ho imparato anche questo, cioè ho rimparato: il regista in una squadra di calcio è quello che ha in mente la strategia della squadra e che connette la difesa con l'attacco, costruisce sostanzialmente la rete, no? Allora, i distretti sanitari sono fondamentali e io vi parlo da una regione che non ha i distretti sanitari, unica regione in Italia. Noi siamo stati obbligati a rifarli, a rimetterli dal governo che ha mandato la lettera alla regione Lombardia che deve rifare la legge. Ma i distretti sanitari non devono essere una struttura puramente amministrativa, e a mio parere, pur essendo un servizio sul territorio, dovrebbero funzionare come livello superiore anche agli ospedali, esercitando il coordinamento. Perché dov'è che c'è il regista che mette insieme la medicina territoriale con la medicina ospedaliera? E questo è un ruolo del distretto. Vabbè, questo è il primo punto che volevo toccare. La seconda questione non è che ci tenevo a deprimervi
a fine serata. Però, lo volevo dire a Eleonora, io sono un po' meno ottimista su quello che ci aspetta sulla vicenda medici e medicina generale. Purtroppo molte volte i disastri partono proprio da Milano, insomma, meccanismi della privatizzazione, no? Siamo il cuore economico dell'Italia e quindi poi facciamo questi disastri. Sul Sole 24 Ore, una ventina di giorni fa, è uscito un articolo a firma del CEO, cioè dell'amministratore delegato di Sant'Agostino, che è una struttura sanitaria privata che c'è a Milano e non solo, e che fino alla pandemia era stata la più disponibile, prezzi bassi, attività anche di collaborazione con associazioni che va ancora avanti a farlo. Bene, l'amministratore delegato in questo articolo, lettera aperta, rivolta al governo, in particolare al ministro Speranza, ha fatto questo ragionamento. I medici di famiglia sono convenzionati, medico di medicina generale, non è un dipendente. E allora, se il ministero si convenziona con medici di medicina generale e mancano medici di medicina generale, che problema avete voi, ministero, a convenzionarvi con strutture private che fornirebbero loro poi i medici? Cioè, Sant'Agostino, Multimedica, Igea, tutto quello che volete. Io ho fatto un attacco pesante sia in trasmissione che sui social e mi ha chiamato, abbiamo avuto una discussione molto interessante. Io a un certo punto ho detto, ma oltretutto se medici di medicina generale non ci sono neanche per voi. E la sua risposta è stata no, il ministero si convenziona con noi. Noi mettiamo dei medici che non sono magari neanche medici che hanno il curriculum di medici di medicina generale, sono medici che sono poi tutelati dalla struttura che gli sta sopra e via dicendo, no? Cioè l'ente privato. Allora, questo discorso è pericolosissimo. Perché se il medico di medicina generale appartiene a una struttura privata che si è convenzionata col ministero, è evidente che avrà pressioni e risponderà soprattutto alla struttura privata che gli dà da mangiare. Ora, quando ho letto quell'articolo ho detto, ma questo è fuori dal mondo, stiamo parlando di cose che non accadranno mai. Sono meno sicuro di questo, perché ti fanno vivere la tragedia della mancanza di medico di medicina generale. A Milano abbiamo 1.800 se arriva come pazienti per medico di medicina generale, abbiamo il quartiere Giambellino che è sceso in piazza bloccando il traffico perché non hanno più medici, non parlo dei paesi che stanno nell'area metropolitana. E allora a quel punto si fanno avanti, no? E dico, piuttosto che niente, sarebbe la fine del servizio pubblico se privatizzano il medico di medicina generale. Non dimenticatevi che nella estate del 2019, prima dell'inizio della pandemia 19, Giorgetti, numero 2 della Lega, all'incontro della Compagnia delle Opere di Comunione e Liberazione di Rimini, se lo ricordate, dichiarò il medico di medicina generale è una figura superata, ormai se uno deve curarsi va su internet e sceglie lo specialista. Ecco, attenzione, perché se crolla quella rete lì, siamo finiti. E l'ultima cosa che volevo dire era una risposta, un'interlocuzione, mettiamola così, al collega della NAO. Tutti i miei complimenti per l'attività che ha fatto la NAO e per la difesa del servizio pubblico. Probabilmente un limite mio che non mi sono spiegato. Io, cioè, all'età che ho e con la storia dentro la medicina che ho, non posso certo pensare che dobbiamo tornare al medico tuttologo dove non ci sono più le specialità e tutti devono sapere tutto. Non è questo il punto. Il punto è che anche dentro la specialistica, lo specialista deve avere davanti a sé un quadro generale sia di come funziona il Servizio Sanitario Nazionale, sia deve avere una forma mentis per riuscire a prendere visione della, io la chiamo visione olistica, del corpo, della mente di quella persona. Poi lui interverrà in uno spazio limitato, ristretto e definito, ma quel suo intervento sarà all'interno di una cornice generale. Tornando all'esempio che facevo, non è che chi affronterà la crisi cardiopolmonare dovrà fare anche l'ortopedico, il nefrologo e via dicendo, ma quando affronterà la crisi cardiopolmonare dovrà stare attento a far sì che poi quella persona non rimanga immobilizzata quando deve uscire o abbia le piaghe da decubito.
è una forma mentale di apertura che ci deve essere e che quindi riguarda soprattutto la formazione. Certo, non è che il medico può tornare a saper tutto come era, non dico un secolo fa, ma 60 anni fa. È evidente, però questo è un passaggio importante, perché tutta la discussione che noi facciamo salta se non tocchiamo e non riusciamo a modificare i percorsi formativi all'interno dell'università. Ora qui gioco in casa, mi sembra troppo semplice, poi con voi di Torino che avete fatto un lavoro molto più grande di quello di altre città, ma a cosa mi riferisco? Al modello cubano. A Cuba non è che non c'è lo specialista, ma c'è una visione di sistema del servizio sanitario sia da parte di chi governa sia da parte di chi è interno, no? Voi poi avete fatto questa collaborazione sui vaccini, no? Eccetera. Ecco, noi dovremmo recuperare un po' questo, ma recuperarlo anche chiedendoci come mai, no? Un sistema come quello cubano è riuscito ad affrontare la pandemia in modo molto molto migliore di paesi come l'Italia. Non sto facendo un paragone puramente numerico, è chiaro che è un'isola isolata, cioè ha una condizione diversa, ma fate tutte le tare che si possono fare e c'è stato un abisso di differenza nel modo di affrontare, no? Connesso al fatto anche che a Cuba ogni medico di medicina generale avrebbe l'obbligo, poi magari non lo fanno tutti o tanti non lo fanno, ma di andare a visitare almeno due volte all'anno ogni famiglia che dipende da lui per le cure, anche se stanno bene, no? Però andiamo a vedere come stanno, no? E quindi lì capiamo la condizione sociale. Capite che è tutto un altro approccio che non cancella la specialistica. Se da Cuba vogliamo tornare all'immediatezza, finisco, nostra, no? Sul quotidiano, faccio come quando parlo con i miei studenti, no? Che dico, facciamo i grandi discorsi e poi rimaniamo su quello che succede oggi. Perché oggi noi in Italia abbiamo una difficoltà micidiale a utilizzare i farmaci, non sto parlando dei vaccini adesso, i farmaci contro il Covid li abbiamo acquistato 600.000 dosi e non riusciamo neanche a utilizzarne 20.000. Farmaci che vanno usati nei primi 5 giorni di malattia. Uno dei motivi è che non c'è connessione tra medicina territoriale e la medicina ospedaliera. Siccome quei farmaci fino all'altro giorno potevano essere dati solo in ospedale, ma il tampone che faceva la persona veniva comunicata prima al medico di base, il quale medico di base doveva contattare l'ospedale, l'ospedale doveva metterlo in lista, eccetera, eccetera, entro 5 giorni arrivavano in ritardo, no? Allora, una connessione, un lavoro di regia, ecco il distretto, ma sta anche nella mente dei medici se ognuno dice io ho questo specifico, ma so che questo specifico è inserito dentro qualcosa di più generale e che il mio stesso specifico rende di più se inserito dentro questo quadro generale. Ecco, questo era quello che ci teneva a dire, se non mi ero spiegato nel primo giro, spero di essermi riuscito a spiegare nel secondo, e complimenti ancora per la serata che avete organizzato. Oh no, grazie a te e agli altri, perché senza di voi non sarebbe riuscita così bene, sono contenta anch'io. E mi stavo pensando mentre parlavi anche adesso, ma una cosa così, ma non è da specialisti, è da persone normali che si avvalgono certo di specialisti e che, a cui aprirebbe il cuore sapere e sentire queste cose. Ma noi cosa possiamo fare come ATAC, come associazioni varie? Questo è, ecco quello che io suggerivo prima al nostro assessore. Assessore, io le lancio una proposta concreta. Entro un mese e mezzo, organizziamo una serata come questa in presenza davanti a Maria Adelaide con le persone che questa sera sono venute. Magari Vittorio Agnoletto viene da Milano e lo ospitiamo per una notte a Torino in una buona camera, te lo assicuriamo. E invitare i cittadini, diceva il compagno prima, sordo come me, su queste cose. Il rapporto con i cittadini, l'informazione, ma è possibile che una come Eleonora Artesio venga a sapere perché ha delle conoscenze, delle informazioni che altrimenti sono chiuse dentro le vostre stanze? Ma non si governa così. Questo non è governo, questo è consiglio di amministrazione tra soci, non è politica.
Scusate, sarà la tarda ora, non ho bevuto, però veramente dopo una serata come questa io sono confortata, siamo confortati dall'idea che queste idee possono circolare e che nessuno si organizza per metterle in circolo. E questo è un compito della politica, mi chiedo il sindacato, mi chiedo i partiti cosiddetti di sinistra. Nulla su questo finora. E quindi, vabbè, noi saremo la voce critica che solleciterà ancora. Hanno detto grazie mille Leonora Artesio. Il dottor Romanelli ha dovuto andarsene perché ha problemi di famiglia e di assistenza familiare. Comunque la registrazione, e grazie a Elena Rubatto, grazie a tutti voi che siete rimasti fino, mamma mia, quasi a mezzanotte. Sarà registrata, fra un po' Riccardo, che è il nostro mago di queste cose, ve la metterà a disposizione. Vi auguro tutti buonanotte e vi prenotiamo per un prossimo incontro, speriamo di persona e speriamo promosso dalla nostra amministrazione comunale. Buonasera e buonanotte a tutti, grazie. Arrivederci, buona serata, buonanotte. Grazie. Grazie davvero. Grazie a tutti.